Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella terza parte della riparazione dell'overboard. In questo caso abbiamo soltanto, vabbè, non diciamo proprio riparazione, ma abbiamo cambiato il pacco batterie e andremo a riallineare. Vi farò vedere, anche se sarà già riallineato, penso, però, a come si riallinea un overboard dopo una caduta che magari uno mette i piedi sopra e va come gli pare o lampeggia il LED rosso, il famoso LED rosso. Diciamo che va fuori allineamento. Quindi, ho fatto vedere nelle prime due parti come si mette la batteria, come si chiude, le viti come vanno, adesso rimane soltanto questo. Come si mette, ho rimesso la colla qui, come vedete che la fabbrica di default l'ha messa proprio pochissima, andremo a riattaccare questi connettori. Allora ragazzi, è molto semplice, guardate, i connettori sono obbligati, quindi andremo ad attaccarli uno da un lato, che va qui, ok, che sarebbe quello di ricarica, e questo dall'altro lato, che va qui, che è il pulsantino di accensione. Devono fare un click, eh? Quindi faranno un click, vi faccio vedere, vediamo se riesco a metterli, perfetto, eccoci qua. Quindi devono fare un click perché hanno una leva, quindi diciamo il blocco di plastica, eccolo qui. Vedete questo? Che se voi lo pigiate in questo modo si apre e si chiude, vedete? Eccolo qui, la levetta di plastica, che è il blocco, per non far tirare via il connettore, magari con una caduta o cose del genere, o con una botta, perché da solo un po' tirarsi via, però magari con una botta o una caduta sì. Andremo a riattaccare, questo è il LED, ragazzi, che io ho staccato qui, da questo lato, eccolo qua, benissimo, e da questa parte, ve lo faccio vedere un po' meglio, abbasso un po', eccolo qui, vedete dove l'ho attaccato? Ok. E adesso il tutto è pronto, andremo a richiuderlo, quindi perfetto, proviamo. Benissimo, si accende. Come vedete, l'overboard si accende. Adesso spegniamolo. Ok, allora non è che mi è partito l'allineamento. Ok, vabbè, comunque richiudiamo il tutto, non ci interessa. Io adesso richiuderò le viti e andremo sempre, adesso visto che è la terza parte, quindi c'è tempo, andremo a richiudere le viti. Quindi quelle più grandi vanno qui, sul metallo, ecco, non stringere tanto. Il mio, questo tipo di avvitatore non ha proprio la frizione, quindi lo fermo io quando è arrivato. Vedete? Se a voi avete quello con la frizione, si ferma da solo, meglio ancora. Quindi, ok, molto piano, molto delicatamente. Ok, quindi l'ultima vite di quelle grandi, come vedete, vanno al centro in poche parole. Ok. E adesso queste quattro che sono rimaste, come nell'altra parte, diciamo, dell'altra cover, queste quattro che sono rimaste vanno una, due, alla fine, quindi all'inizio e alla fine, tre e quattro. Molto molto semplice. Io lo dico sempre nei video, ragazzi, io chiacchiero parecchio, quindi non è una novità, eh. Voi adesso vi conoscete, bene o male, chi mi segue tra l'altro dai primi video mi conosce, ma lo faccio apposta, cioè sono abituato così. Meglio spiegare dettagliatamente che poi fare un video, ripeto, io non piacciono i video tipo musical o cose del genere. A me, se sono sincero, io sì, posso vedere qualcosa, quello che mi interessa, però il video non lo seguirò mai tutto perché non piace. Cioè, a me piacciono più i video che spiega, che c'è la persona fisica, se c'è la persona fisica vicino ancora meglio. Visto che non c'è, io parlando è come se fossi lì. Ecco, simuliamo questa cosa. Allora, l'overboard è chiuso, eccolo qui, è pronto. Allora, per fare l'allineamento è molto semplice, ragazzi. Allora, guardate, giriamolo dalla parte, vediamo dove sono, eccolo qui, l'accensione da questa parte. Allora, bisogna metterlo in questo modo, vedete? Allora, vi faccio vedere da questo lato. Allora, adesso lo metterò giù, però ve lo faccio vedere. Vedete questi due tagli qui, le chiusure? Ok, voi le dovete mettere precise, molto molto precise, in modo non così, non così, ma precise, proprio devono stare che effettivamente io avrei messo. Allora, alcuni modelli hanno proprio le frecce, ragazzi, hanno le frecce che indicano dove sono per fare l'allineamento, ok? Non avendo in questo modello, ecco, ne vedo le frecce, come vedete, ok? Cosa faccio io? Mi metto in questo modo, adesso metterò la maschera, vedete,
vedo meglio, ok. Mettetelo allineato il più possibile, ecco, adesso è allineato, e tenete premuto il pulsante di accensione in questo modo, facendo attenzione a non muoverlo. Vedete, i LED sono accesi, dice che è verde. Ok, allora ragazzi, cosa ho fatto io? Ho tenuto premuto il pulsante, il chip ha memorizzato quindi l'allineamento che io gli ho fatto qui, che è rimasto identico, quindi cercate di non muoverlo quando pigiate. Quindi adesso io sono scomodo perché ho il cellulare in mezzo, però voi da casa lo metterete in questo modo. Quindi faccio un esempio, allora, ecco, tanto ormai è finito, ecco, lo mettete in questo modo, lo allineate da questo lato, vi metterete così, ragazzi, e... eccolo qui, ok, in questo modo lo allineate e con una mano reggete da questa parte e con l'altra premete. In questo caso l'overboard, perfetto, vedete, è acceso. Allora, in questo caso segnala la batteria, che dice che è piena, quindi da questo lato questo LED qui segnala la batteria, come vedete. Vediamo, ve lo faccio vedere da vicino, eccolo qui, vedete? Proviamo a rispegnerlo, vi faccio vedere. Ok, guardate, accendo. Ok, vedete, era verde anche questo? Se nell'accensione è rosso, significa comunque che è disallineato, ma questo può accadere dopo una caduta. In questo caso, se noi pigiamo sopra, questo parte. Vedete? Eccolo qui, vedete? Ok, e la luce, come vedete, guardate la luce, guardate questa luce, ve la faccio vedere meglio da così, guardate. Allora, aspettate che mi sono messo un po'. Vedete? È verde. Non so se si nota, ve la faccio vedere così. Eccola qui, vedete, è tutto verde? Questo significa che è allineato. Certo, se lo alzo, se lo tengo alzato, fa fuori allineamento, però poggiato a terra in questo modo funziona benissimo. Ragazzi, il tutorial è terminato, quindi molto molto semplice. Allora, ricapitoliamo prima che chiudo proprio definitivamente il tutorial, ripeto, allora cosa fate? Mettete in allineamento l'overboard, quindi mettetelo paro, con una mano reggete da questa parte, tenete premuto il pulsante, io lo tengo premuto 6-7 secondi, il tempo che lampeggia, riconosce, e che lampeggia come ho fatto prima. Una volta che ha fatto il lampeggio, che rimane le luci, spengo, lo ripiggio un'altra volta, si spegne l'overboard, nella prossima accensione è allineato. Molto molto semplice, ok? Potete tenerlo anche qualche secondo in più, non è un problema, io lo tengo 5-6 secondi, ma potete tenerlo anche 10, non è che succede niente, cioè rimangono accese le luci, poi se lo ripigiate, lasciate ripigiate, si spengono. Una volta spente, si spegne l'overboard, lo accendete e l'allineamento è fatto. Ok ragazzi, molto molto semplice, una stupidaggine, quindi se vi cade e comincia a andare come gli pare, non vi preoccupate di portarlo in assistenza, cioè lo fate voi, basta che mettete in allineamento. Ecco, io in questo caso ho seguito queste che sono le metà precise, che è la stessa cosa, che ve le faccio vedere da vicino, così, ecco, prima di chiudere il tutorial, meglio. Allora ragazzi, guardate, eccole qui, le vedete? Queste due qui, adesso vabbè, non stanno proprio, però, ecco, mettiamole, proviamoci un po', ecco, le mettete, io adesso è inclinato, quindi in questo modo, le mettete, ecco, allineate, in questo modo. Una volta allineate, tenete premuto questo pulsante qui, per 6-7 secondi, il tempo che si accendono le luci, poi varia a secondo di qualche modello, ma su per giù hanno tutti... diciamo che bene o male hanno tutti lo stesso tempo, però può capitare che qualche modello dobbiamo tenerlo qualche secondo in più, ma in quel caso non è uguale, tenetelo premuto finché non rimangono accese tutte e due le luci, quindi che lui segnala che ha memorizzato il bilanciamento, ecco, diciamo il livello, cioè il bilanciamento della posizione dei piedi, che deve essere dritta, altrimenti comincia ad andare storto e vi fa cadere, poi è pure peggio ragazzi, che più di qualche amico purtroppo è successo e per fortuna non si è fatto niente. Ragazzi, io vi saluto, il tutorial finisce qui,
E niente, e non vi preoccupate che a breve, ecco, mi sto, diciamo, ho comprato altre attrezzature, insomma, come potete ben vedere, anche il tester, come vedete, insomma, altre attrezzature, sto cercando di organizzarmi in meglio per portare tutti i giorni un tutorial, quindi tutti i giorni, ne sto preparando alcuni, poi li caricherò piano piano tutti insieme, in modo che ne avrò preparati una ventina e ho a tempo anche di rifarne altri. Ok, ragazzi? Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi, siete fantastici!